Ciao glitterini, oggi parliamo di nuovo di slime. Questi slime li ho presi via internet su un sito che conosciamo praticamente tutti, che è Banggood. L'ho presi perché costano pochissimo, come tutte le cose di Banggood, ma tante volte su Banggood ci sono delle cose fantastiche. Vedi la casa per le doll che ho costruito, i mobili sono veramente eccezionali e volevo vedere se anche lo slime che vendono è altrettanto eccezionale, perché il costo è veramente ridicolo. Quindi li ho presi tutti glitterati, anche se magari così non sembra. Sì, un po' si vede. E andiamo ad aprirli. Allora, voglio aprire questo perché è molto particolare. Una volta che lo slime avrò finito di giocarci, non lo vorrò più e bla bla bla, lo userò tra l'altro come piatto o come abbellimento per la casa di bambole. Iniziamo subito. Questa è una gommina, una gomma vera, proprio si toglie e già questa è un'idea molto carina. Costano tutti neanche un euro, vi metto i link cliccabili, ce ne sono tantissimi. Ora devo capire come si apre. Ah, ecco. Ah, è molto facile. Schifezza. Allora, affondiamo per la prima volta il dito all'interno. Carino, sembra quasi una gelatina. Sento l'odore. Wow, mamma mia, sa di caramella. Questo è glitterato. Sì, è glitterato. Ha pochissimi glitter. Cioè, non ne vedete pochi perché la mia telecamera non li riprende. Ne ha proprio pochi. Però li ha. Allora, profumo ottimo, veramente ottimo. Siccome è, diciamo, cinese, non me l'aspettavo. Ah, il glitter a poco rimangono anche sulla mano. È una sensazione di gel fondamentalmente. Ora io l'ho reso così, lo rimetto dentro, voglio vedere se torna di qualche forma particolare e apro il prossimo. Come potete vedere, il contenitore di questo slime è molto carino e ovviamente l'ho preso per quello. Anche il colore mi piace e andiamo ad aprirlo. Si aprono molto facilmente. Qui i colori sono diversi, non so se potete vederlo. Uno è verde chiaro, l'altro è quasi verde bluastro. Allora, stessa identica consistenza di quello di prima. I glitter hanno un altro colore e sono verdi. Sento l'odore. Ah, l'odore sembra... Avete presente Das? La creta? Ecco, uguale. Quello era buonissimo, quello giallo. Sa di gelatina al limone. Questo no. Questo non è spiacevole come odore, perché la creta è naturale. E ha lo stesso identico sapore, odore. Vediamo questo. Da questa parte. Odore identico, è molto molto bello, è proprio crystal, come potete vedere, sembra quasi un gioiello che si apre davanti a voi, super trasparente. Wow. Lo ripongo perché voglio andare a vedere gli altri. Ora li lascio così, ricordatevi queste forme perché voglio vedere se torna come era prima. Qui la stella. Questa stella l'ho presa perché ha ben 5 colori diversi e mi sembrava abbastanza carina come cosa. Vediamo se riesco ad aprirla senza fare qualche... è al contrario. Ok, dovrete aprirla così. Made in Cina. Ah, quindi praticamente io che ho fatto un disastro. Oddio. Aiuto. Wow! Ammiriamo la bellezza di questi slime, che per ora sono molto belli. Però qua si sono mischiati perché io li ho tenuti sempre al rovescio. Sono un genio nel mio piccolo. Oddio, chissà che profumo hanno. Allora, il profumo rispetto, non so, gli ultimi che ho aperto della Sbabam, che aprivi e wow, tutta la camera si profumava. Il profumo non è intenso, vado a sentire. Questi sanno come questo, vediamo se... Sì, questi qua sanno di creta, non so, sono tutti crystal. La sensazione nelle mani è buonissima. È un made in Cina, io non so, adesso dovrei guardare sul sito se c'è una CE. I colori sono bellissimi.
le mani direi che non risentono di nessun tipo di problema. Ora, domani, se mi vedete senza dita, è per quello. Però i colori, guardate quanto sono belli. Proviamo questo. Direi che è quasi un gel duro, è proprio, non è proprio quegli slime che ti colano tra le mani, è molto bello. Guardate, proprio vetro, effetto vetro. Vedete, si vedono quasi le mie bambole attraverso. Oh, ci siete? Non ci siete. Ok, basta fare gli scemi. Poi ci sono questo e questo, che praticamente è quasi simile al primo, se non fosse che il primo è tipo super profumatissimo. Riguardiamo velocemente questi, tanto... Ah no, questi. I colori sono bellissimi, niente da dire, e anche i glitter sono pochi ma molto belli dentro. Ok, ora vi devo ricordare che stanno così. Allora, sta tornando esattamente come prima, quindi vedete, erano tutti accartucciati e a poco tornano ad essere in forma. Quindi sì, effettivamente sono slime. Io direi che sono molto carini, soprattutto perché una volta che vi siete rotti le scatole potete usare i contenitori tranquillamente. Quindi sono contenitori molto graziosi, ad esempio qua io penso che metterò degli orecchini, questi ve l'ho detto li userò per le bambole, questo non lo so, forse per delle pisla, ditemi voi se avete delle idee. Controllare se erano buoni per il prezzo che avevano mi sembrava una cosa doverosa, quindi io promuovo questi slime di Banggood, c'è anche la gommina, vi lascio il link sotto se volete andare a vedere cos'altro c'è. Spero che questo video vi sia servito o vi abbia, non so, strappato una risata mentre io facevo casini, per esempio mettendo a rovescio questa stella. Vi saluto e vi stridono di affetto, ciao!